Ciao amici, oggi salutiamo Tao Visual, l'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti che ogni giorno ci guida, ci ispira e ci segue nello svolgimento del nostro lavoro professionale. Oggi parliamo del perché non possiamo utilizzare liberamente le immagini che troviamo pubblicate su Facebook. Le norme generali sull'utilizzo di Facebook prevedono che l'utente, quindi io ad esempio, che faccio uso del social, pubblicando le mie fotografie, automaticamente autorizzo Facebook al pieno e libero utilizzo delle mie immagini, senza poter rivalermi. Quindi mi piace pubblicare una mia fotografia su Facebook, so automaticamente che oltre ad essere io il detentore dei diritti su quell'immagine sarà anche Facebook, quindi è come se io gli cedessi i diritti di utilizzo delle mie immagini senza poter un giorno rivalermi, anche perché poi Facebook ha dei collaboratori ai quali potrà cedere la mia immagine liberamente. Quindi di questo io ne sono consapevole, so che se lo voglio usare ho queste regole e quindi a mia discrezione l'uso o meno del social, o meglio posso decidere io quali fotografie regalare a Facebook e quali no. Quindi quelle che posterò sui post sul social so che sono anche di Facebook, di proprietà di Facebook. Ed ecco che può sorgere il fraintendimento che se io cedo i miei diritti delle mie immagini a Facebook, automaticamente questi siano anche degli altri utenti. No, assolutamente. Io cedo i miei diritti a Facebook, ma non agli utilizzatori del social. Quindi la mia fotografia non potrà essere presa e ripubblicata, rimaneggiata, modificata da un altro utente, quindi un altro mio amico, un altro utente sul social, ma solo esclusivamente da Facebook. Quando condivido un post di un mio amico o di un altro utente di Facebook, non acquisisco i suoi diritti di utilizzo, ma creo solo un aggancio, un link, diciamo, al suo profilo. Quindi non perché condivido acquisto i diritti. E ricordiamoci sempre che non possiamo mai fare uso libero delle immagini altrui, sia online che offline. Che significa? Che se io trovo una fotografia che mi piace, non posso scaricarla e poi rimetterla sull'online, quindi non posso scaricarla e poi rimetterla sul mio profilo Facebook, neanche offline, non posso farne uso neanche offline. Che vuol dire? Non posso scaricarla e poi magari stamparla su un volantino, pubblicarla su un giornale. Ricordiamoci sempre che ogni immagine è di proprietà dell'autore che l'ha realizzata e quindi riconosciamo sempre i diritti dell'autore. In che modo? Intanto chiedendo a lui la cessione di determinati diritti contro il giusto pagamento del compenso. Rispettiamolo, l'autore, che per riuscire a realizzare quell'immagine ha investito del suo tempo, del suo denaro, della sua sapienza, della sua arte, e quindi è giusto rispettarlo e ricompensarlo. Bene, io vi saluto, vi ringrazio e a presto. Ciao, grazie, ciao.